Peppe, lo sai che domani è la giornata mondiale per la raccolta dei rifiuti? Ah sì, ovvero? E allora mi raccomando, no, salva l'ambiente, rimane a Madine Ching, fatta trovare vicino un bidone alla munizia. Ho scritto sulla sabbia ti voglio bene. Per mio nipote Peppe, ma non è rimasto contento e mi ha detto: oh no, ha capito che mi vuoi bene, però non lo scrivere in da sabbia a do cagat. Oi Peppe, tu non mi conti giusto, t'hai sgamata, che ci fa che la firmano sotto l'orietta, eh? O no? Sotto l'orietto non lo saci, ma in coppa l'orietto è che ci tene! Nonno! Dimmi, Peppe, che c'è? Ti ricordo com'era bello quando ero piccerillo? Viaggiavamo con treno, io mettevo il culo fuori il finestrino e tu la faccia. E tutti si credevano che erano gemelli. Ma tu, lo sapete cosa dice il saggio napoletano riguardo al buongiorno? Se stai nervoso a prima mattina, la giornata in merda s'avvicina. Nonno, che è? Che c'è, Peppe? O sai che succedesse se tu ti gnottisse un muschillo? Che succedesse se io mi gnottisse un muschillo? No, che succedesse? Che tenesse più cervello rindo stomaco che rindo capo. Quando Dio distribuiva la pancia piatta, le gambe perfette, è un corpo da campione o no? Tu ti stavi mangiando scagliuzzo, pizzella e panzarotta innanzi a 2 litri di vino. Da quando vivo solo mi sento nupata terna. Si tenga fame, mangia. Si tenga sete, beva. E si tenga sonno, dorme. Peppe, e se te ne voglio fare amore, mi faccio una doccia. Lo sapete qual è il colmo per un vater? Per un gabinetto. Sentirsi con il morale nella merda. Un giorno ero disperato e dicevo a Dio: Signore, dammi la forza, dammi la forza, dammi la forza. E mio nipote Peppe, che era alle mie spalle, gridando mi disse: oh no, iscrivete alla palestra.